Scendo le scale che portano nei sotterranei. Mi ritrovo in coda e davanti a me c'è un tale. È un fotografo. L'anno precedente mi aveva fatto delle foto che mi servivano per lavoro. Indossavo proprio questo berretto qui. Mi guarda e mi dice: pelle il cappello e pelle anche la giacca. Questa è pelle finta, gli rispondo. E questa invece è pelle vera, mi fa pensare alla mamma. Quando non sanno cosa dire le persone. Quando non ti vogliono bene affatto le persone. Devono aggrapparsi alle nostre appendici familiari, che siano oggetti o ricordi. Lo fanno sempre. Mi è già stato riportato più volte che sto sul cazzo a tutti. Lui, questo fotografo, addirittura mi ha chiesto di fare un quadretto che potesse conciliare la defecazione dopo il caffè e la sigaretta. Una boutade, dice lui, che ho preso sul serio, io, dipingendo qualcosa che potesse essergli d'aiuto. Ci odiano. Ed è più che comprensibile. Stiamo lì a chiedere alla gente di parlarci di loro, di aprirsi un po' alla volta, che poi è soltanto il nostro lavoro. Noi lo sappiamo del fastidio che provate, ma passateci sopra e se potete non frequentateci. La verità innegabile è che siamo stati messi in mezzo a voi per aiutarvi. Ogni tanto piangerete, quelli meno esperti vi faranno svenire, ma sono dettagli. Guardate le cose dal punto di vista della verità, come il fatto che sono sovrappeso. È un fatto. Non posso fare altro che dimagrire, facendo quel che posso. A me hanno insegnato la verità. I cani servono a colmare certe solitudini e cagano nei prati dove vorremmo fare le flessioni. Che fare figli oggi è un atto folle, è discutibile. Che le persone si offendono se dici loro la verità o come la pensi seriamente. E allora interveniamo noi. Serviamo a questo, così voi potete continuare a vivere di pose, di convenevoli, senza offendere nessuno. Ecco perché siamo qui noi, senza cani, senza madri, senza padri, senza figli, senza pretese di esservi simpatici. E c'è una cosa che va sommata a tutto il resto. Meno persone avrete vicino e meno soffrirete quando moriranno. Ci sentiamo tutti dei messia e così abbiamo smesso di aspettarne uno, facendo finta che ci bastino dei seguaci che a loro volta punteranno allo stesso obiettivo, un serpente che si mangia da solo. Eterno dolore, la bellezza in superficie è meravigliosa e morire ti costa 1700 euro se riesci a non farti aggiungere l'IVA. Torno a casa e mi metto a scrivere la relazione da consegnare entro l'ora di pranzo dell'indomani. Non posso fare altro che raccontare quello che è successo. E mentre scrivo, sento il motore di un furgone fermarsi bruscamente sotto casa mia. Abito in una zona pedonale e sono le 4 di mattina. Di fronte al mio portone c'è una farmacia. Il titolare è un simpatico vecchietto che fa spesso il turno di notte. Mi alzo a guardare cosa sta succedendo e vedo un giovane operaio che scende dal furgone. Suona il campanello della farmacia. C'è un microfono per comunicare con l'esterno e un cestello rotante come quelli che si trovano in certe banche di una volta per lo scambio denaro prodotto, senza dover aprire porte o tirare su serrande, senza doversi guardare in faccia. Senta, dice, mi serve una pillola del giorno dopo.
quale le serve? Risponde la voce metallica dall'altra parte. Non so, mi dica lei, risponde impaurito il giovane operaio. Faccia lei, quella più efficace, e faccia in fretta. La prego.